Durante il basso medioevo, le donne rappresentano fondamentalmente un argine allo strapotere della monarchia patriarcale della Chiesa, quantomeno all'interno delle piccole comunità in cui si articola la limitata vita medievale. E questo è il motivo per il quale gli inquisitori si accaniscono con particolare durezza contro di loro, utilizzando a piene mani l'accusa di stregoneria, quella di magia e quella di satanismo. In ogni luogo, infatti, ove si ritenga che le donne dei villaggi ostacolino il radicamento dei preti, esse vengono perseguitate e sottomesse alla violenza. Questa politica antifemminile riceve piena legittimità nel pensiero misogino di Tommaso d'Aquino, il frate domenicano che è considerato uno dei pilastri teologici e filosofici della Chiesa. Tommaso d'Aquino, nelle sue Summe, afferma testualmente: rispetto alla natura particolare, la femmina è un essere difettoso e manchevole. Ed argomenta: la virtù attiva racchiusa nel seme del maschio tende a produrre un essere perfetto simile a sé di sesso maschile, ed il fatto che ne derivi una femmina può dipendere dalla debolezza della virtù attiva o da un'indisposizione della materia, o ancora da una traslutazione dal di fuori, per esempio da venti australi che sono umidi. Non contento di professare queste vere e proprie assurdità, l'Aquinate aggiunge: esiste un tipo di sudditanza economica e politica in forza del quale chi è a capo si serve dei sottoposti per i loro interessi e per il loro bene. E tale sudditanza ci sarebbe stata anche prima del peccato originale. E in questa sudditanza la donna è naturalmente soggetta a lui, poiché l'uomo ha per natura un più vigoroso discernimento. Ecco a voi una sintesi del Tommaso, che è una visione del mondo integrale, poiché lo considera come una struttura, dice Tommaso d'Aquino, una struttura rigorosamente gerarchica, nella quale Dio è al vertice e governa da solo il mondo al di sopra di tutte le cose gli enti. Al di sotto di Dio, secondo lui, ci sono gli angeli, entità motrici dei cieli, anch'essi ordinati gerarchicamente tra loro. Al di sotto degli angeli c'è l'uomo, al di sotto dell'uomo ci sono quindi tutte le altre cose, comprese le piante, gli animali e gli esseri di sesso femminile. Questa teoria, con il supporto papale, viene attivamente insegnata anche nelle università più prestigiose, da Napoli, dove il frate è ospite del re Angioino, a Bologna, già capitale culturale del cosiddetto guelfismo, ma ancora a Colonia e nella prestigiosa Sorbona di Parigi. Il suo schema in effetti viene adottato dall'Europa cristiana perché riflette il modello di organizzazione della Chiesa, che assegna infatti alle donne il ruolo di appendici dell'uomo in quanto semplici strumenti di riproduzione della specie. La conseguenza logica è un susseguirsi di persecuzioni antifemminili che raggiungerà l'apice tra il XIV e il XV secolo, quando viene instaurato un vero e proprio regno del terrore contro parrucchiere, mistiche, bigame, concubine, schiave, convertite, mendicanti, eccetera. Ancora nel 1484, in piena epoca cosiddetta rinascimentale, nell'enciclica Summis Desiderantes Affectibus, Papa Innocenzo VIII afferma che le donne sono possedute dal diavolo e sono in grado di mandare a male l'uva delle vigne e la frutta degli alberi. Le accusa anche di partecipare ai riti eretici chiamati Sabba e di essere in grado di mettersi in contatto con il diavolo anche a distanza attraverso il volo, dice testualmente. Viene dunque dato ordine agli inquisitori di accusarle dei cosiddetti maleficia, ossia di danzare nude, di sacrificare i bambini al demonio, di preparare in un calderone unguenti per nuocere ad altri esseri umani, eccetera. Anche le streghe bianche, col cui termine in precedenza erano identificate le donne che prestavano assistenza agli infermi, vengono assimilate alle streghe nere, ossia alle cosiddette fattucchine. In questo clima, legittimata ai più alti livelli anche accademici, non deve stupire se in molte parti del continente la caccia alle streghe si accanisce sulle donne non più in età fertile, considerata alla stregua di bestie da soma non più produttive. E dunque, all'occorrenza, decisamente da abbattere. Quasi la metà delle inchieste per stregoneria si conclude infatti con una condanna a morte, solitamente a rogo, e buona parte di questi processi si tengono all'interno delle corti ecclesiastiche,
oppure presso le corti di giustizia secolare dei tribunali dei vari regni feudali, principati, ducati, contee e municipi. Oltre la metà delle condanne a morte si concentra nei territori germanici del Sacro Romano Impero, ma anche in Borgogna, ed ancora nel 1602 il demonologo Henri Boguet stima che in Europa vi siano ancora 1800 streghe da perseguire. Ce ne sono ovunque, afferma, si moltiplicano sulla terra come vermi. La caccia alle streghe si trasforma in una persecuzione che assomiglia da vicino ad un femminicidio di massa, che non appare in nessuna precedente epoca e civiltà. A milioni vengono violentate, torturate, assassinate, bruciate sul rogo, con la benedizione di almeno 70 pontefici. Non deve stupire dunque se proprio in questo periodo così buio, che ha origine quel processo di interiorizzazione del senso di colpa, che fino ad allora si era prevalentemente radicato nella mente delle donne delle classi ricche in relazione alle problematiche connesse con la discendenza patrilineare e con le regole della successione ereditaria e dinastica. All'interno delle famiglie regnanti erano infatti le donne ad essere sottoposte all'asfissiante controllo da parte dei preti di corte, anche per mettere a tacere quei casi niente affatto rari in cui ai sovrani era concesso non solo come di norma l'adulterio, ma persino il diritto di ordinare il femminicidio, soprattutto delle neonate non gravide. Questo sentimento oscuro di sottomissione, di inferiorità e di indegnità, che è il senso di colpa, già presente nella Bibbia con il peccato con l'attribuzione del peccato originale, viene quindi generalizzato a tutte le classi sociali, diventando in qualche modo identitario, al punto che possiamo considerare alcuni disturbi psicosomatici così frequenti nel sesso femminile come discendenti proprio da questo senso di colpa, apparentemente innato ma in realtà inculcato pervicacemente nell'animo femminile in epoca medievale. Va ricordato infatti che la spietata persecuzione delle donne da parte dell'Inquisizione dura per molti secoli e viene apertamente denunciata soltanto con l'esplodere della Grande Rivolta nel 1968, quando il fenomeno della caccia alle streghe viene spiegato con il tentativo combinato della Chiesa e delle monarchie di azzerarne il potere all'interno della società. Più in generale dobbiamo ricordare che a livello popolare il potere delle donne era il riflesso di un'epoca antica, precedente alla divisione in classi, nel corso della quale ogni società umana era stata fondata su di una discendenza matrilineare e dunque sul matriarcato, come ha spiegato Friedrich Engels in un libro oggi tanto improbabile quanto illuminato, il cui titolo è L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato. A questo retaggio antichissimo deve aggiungersi che le donne nei secoli erano diventate, oltre che un punto di riferimento prezioso e insostituibile all'interno delle comunità contadine, in qualità per esempio di esperte levatrici e guaritrici, in grado di mettere in pratica e di divulgare le conoscenze trasmesse dagli antenati, ad esempio ricordiamo le tecniche del parto, ma anche il potere curativo delle piante e dei minerali, in cui erano specializzate le sciamane e le sacerdotesse, oppure alla maestria nell'arbitrare le contese all'interno delle comunità, affidate alle sagge del villaggio, alle anziane sagge del villaggio. Per non parlare della presunta capacità speciale delle donne di prevedere il futuro, che veniva affidata alle veggenti. Non deve stupire quindi se la venerazione della figura femminile quale guaritrice e più in generale portatrice delle migliori qualità umane, come la protezione, l'aiuto reciproco, la condivisione delle conoscenze, il sentimento collettivo che trasmette forza alla parte più giovane e vitale della popolazione, si trasforma in concorrenza e infine in odio, quando viene a rappresentare concretamente un ostacolo al radicamento dei preti, e con essi del principio della sovranità maschile, proprio della società feudale patriarcale, dominata dal verbo della Chiesa di Roma.